eravamo di fronte a una, soprattutto se parliamo del settore dell'arredamento, a un'industria nascente, erano poco più che degli artigiani, per cui tutto avveniva con grande semplicità, dove anche la figura del designer era una figura che poteva comprendere tutto il mestiere, tutte le sue complicazioni. Oggi è diverso, oggi ci troviamo di fronte a un lavoro con molta più tecnologia, con complessità di mercato, cioè dove il lavoro è un lavoro sempre più di team. Il design è una componente del processo industriale, per cui è difficile pensare al design scollegato da una realtà industriale. Cioè, infatti la struttura, la fortuna dei designer milanesi o comunque italiani è determinata dal fatto che c'è un grosso tessuto industriale, no? Che ci ha permesso di sperimentare, provare, presentare, cioè lo stesso Salone del Mobile, le stesse riviste, questa stessa intervista, cioè fa parte, è un sistema, è una catena, è la catena del valore del design. Ognuno di noi aveva, come dire, una sorta di profondo rispetto sul segno o su un disegno fatto da un altro. Cioè è una sorta di, cioè, non è una sorta di moralità, ma era una, come dire, una specie di codice che definiva che se tu sei un professionista nel momento in cui hai la tua identità. Cioè nessuno si permetteva di disegnare una cosa che era già stata fatta da un altro. Forse le nuove generazioni hanno una voracità, hanno questa sorta di voracità rispetto al successo, che è un segno dei tempi, che per certi aspetti allontana la figura del maestro e dell'allievo. Io devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con grandi imprenditori e credo che la storia del design si iscrive su questo rapporto che c'è fra il cliente e l'architetto, cioè il padre e la madre del progetto è sempre stato un tema che io ho ripercorso in più occasioni, ma perché la verità, cioè voglio dire, il cliente e l'architetto sono nel mondo del design è l'essenza del progetto, perché se tu non hai un buon cliente non sarà mai un buon designer, non sarà mai un buon architetto.